Avete visto che bella giornata oggi? È bellissimo stare in piscina con le nostre code da sirene. Sì, si sta benissimo. Ragazze? Sì? Ma non vi state annoiando qui tutte sole con le nostre code da sirena? Sì, in effetti un pochino sì. È una bellissima giornata, ma andrebbe un po' movimentata. Cosa ne dite di fare uno scherzo agli altri? Sì, va bene. Andiamo. Devo chiamare gli altri. Arrivo. Ragazzi, no. Ragazzi, dovete assolutamente venire adesso in piscina. È successa una cosa stranissima. Una cosa stranissima? Sì. A Ninna, Julie e Samantha, sirene, è successa una cosa che dovete assolutamente vedere. Ok, andiamo a vedere, spieghiamoci. Ciao ragazze, si può sapere cosa... Ma guardate! Ragazzi, ci ha chiamato Robby! Senza offesa, ma sembra che ti ha mangiato un pesce palla! Ma no, vedi, non si dicono questi cose! Ma no, ma dai, guarda! Ragazzi, ma cosa state ridendo? Noi siamo incinta! Aspettate! Cosa? Esatto, guarda, è il pancione! Ci sono delle bimbe sirenette! No. Batti, la situazione è grave. Dovete sapere che le sirene partoriscono soltanto in 24 ore. Cosa? Esatto, quindi dobbiamo prepararci al meglio. Abbiamo pochissimo tempo. Fortunatamente abbiamo preparato una lista con tutte le cose da fare prima che le nostre sirenettine nascano. E queste cose da fare dobbiamo farle noi. Ovvio che noi non possiamo farle. Riesco a malapena a muovermi. Punto della lista è comprare tutte le cose che servono alle mini sirene per sopravvivere appena nate. Ninna, ma è impossibile! Mica esiste un negozio per mini sirene! Invece sì, è lì! Andiamo, ma corri! Ah! Ehi, aspettatemi! Pannolini per bimbi di sirena, biberon per bimbi di sirena, signori, venite, ho tutto per i vostri figli sirenosi! Wow, era proprio ciò che ci serviva! Avete visto? Guardate, ci sono anche dei mini pannolini! Ho tutto per i vostri figli di sirena! Allora, mi servirebbe un ciuccio, una piccola magliettina e un pannolino! Arrivano subito, Dani! Ciuccio, magliettina e pannolino! Sono 150 soldi falsacchiotti, grazie! Oh, tutti i miei soldi! Va bene, grazie! Ed ecco a te! Arrivederci! La bimba sirena di Ninna deve essere la più bella di tutte, quindi compro questo ciuccio, questo, anche questo, questo e i tattoo di Ninna e Matti! Ah, i tattoo di Ninna e Matti! Perfetti se vuoi essere la sirena più fashion di tutta la piscina! Ok, ecco qui tutti i soldi. Ecco qua, tutti per te. Oh, grazie mille. Guarda, ci aggiungo pure due biberoni in omaggio con tutto quello che hai speso. E altri due pannolini. A te, Matti. Ehi, guarda che ti sei dimenticato i tattoo. Me li volevo tenere io, però va bene. Grazie. Salve. Salve, Danny. Non posso fare brutta figura. In realtà non ho soldi, però... Ta-da! Potrei darti la mia Switch. A quanto me la vuoi vendere? A tanto, tanto, tanto. Tanto quanto? È molto preziosa per me. Questi vanno bene? Sì, grazie. Ciao, Switch. Tieni, ti do questi e ho bisogno di un pannolino, sì, un biberon e una maglietta. E questo me lo prende in omaggio, il ciuccio. Ciao, ciao. Ciao, ha fatto tutto lui. Il vostro scalcia? Sì, sì, è pure forte. Eccoci. Ecco. Oh. Guardate quante cose abbiamo comprato. Grazie, ma che carino, ma wow, guarda. Il mini biberon per la mia bambina sirena. E i tattoo di Ninna e Matti. Ma Matti, questi li voglio io. E poi un sacco di pannolini, wow. Guarda quanto è carino questo tutino. È bellissima, sarà la sirenetta più bella di tutta la piscina. Però Dani, sono un pannolino. Avevo finito i soldi, però non ti preoccupare, più tardi ne comprerò altri. Brava. Tatuaggio in arrivo, vediamo un po'. Posso scegliere tra tantissimi tatuaggi? Sì, sì, mettilo lì, che bello, non vedo l'ora. Sei pronta? Mm-hmm. Ok, adesso bagniamo tutto il tatuaggio per bene, così. Aspettiamo un pochino. Non vedo l'ora di vederlo. E ora togliamo la pellicola. Ta-da! Sono felicissima, è fantastico! Anche voi potete avere i tatuaggini di Ninna e Matti, li trovate in edicola! Fateli tutti e mandateci le foto, sono troppo curiosa di vedervi!
Complimenti ragazzi, primo punto della lista è stato superato. Ma adesso tocca ad una prova molto più difficile. Dovrete riuscire a cambiare i pannolini a dei bimbi entro 30 secondi. 3, 2, 1, via! Cambiate quei pannolini. Dai dai, cambiare un pannolino non sarà poi così male. Dai Danny, sarai il migliore. Vai Danny, Danny, Danny. Ah! Danny, aiuto! Oh, ma era solo un pannolino, però! Sarà semplicissimo! L'ho già fatto una volta! Oh! Mamma mia, che puzza! Ok, cambiamo questo pannolino. Vai! Ok, adesso è il momento di aprirlo e... Ah, che schifo! Bravissima, Danny, continua così! Ho quasi finito! Pannolino messo! Brava! Dai, in fondo non è così male questo bambino! No, 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 no! Che schifo mi ha fatto la pipì in faccia! Matti, mi ero dimenticata di dirti che questi inconvenienti succedono! Non so se avete superato questa prova, Dani è stata la più brava, invece Danny e Matti, beh, lasciamo perdere! Oh, non mi sono ancora ripreso! Brava, prova superata! Oh, sarò un'ottima mamma! E invece voi sarete dei pessimi papà! Grazie, grazie mille! Oh, grazie, Ninna! Ragazze, ragazze, ma non è che siamo un po' troppo cattive con questo scherzo? Ma no, è divertentissimo! Continuiamo! Loro ci stanno credendo, guardate che bella pancia! Sono d'accordo con Ninna! Effettivamente avete ragione, mi sto divertendo anch'io. Ah, Julie, sembra proprio ieri quando ti sei trasformata in una meravigliosa sirena. Lo sai che me lo ricordo? Che bel momento. Pensa, adesso arriverà un piccolo sirenetto. Tuttuli! Ma questo è il grido di Ninna! Ma Ninna, aiuta! Andiamo! Andiamo! Ninna! Svegliami! Ninna, arriviamo! Ninna, svegliati! No, non mi lasciare qui da sola, ma come faccio? Ninna! Ma che cos'è successo qui? Ninna, cosa gli hai fatto? Io non ho fatto niente, è svenuta improvvisamente! Ninna, sveglia Ninna! Ninna, cosa facciamo adesso? Non lo so, chiamiamo il dottore! 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 Ci aiuti, qualcuno ci aiuti! Eccomi! Sono il dottor Pippo, il dottore delle sirene. Qua c'è qualcosa! Si calmi, allora. Secondo me è svenuta. Ci volevi proprio tu per dirci che è svenuta. L'unico modo per salvare una sirena dallo svenimento è un bicchierone d'acqua. Secondo i miei numerosi studi, il punto dove va applicata l'acqua di piscina è qui. Ma dottore! Ma cosa fai? Aspettate. Ninna! Ninna, come stai? Ve l'avevo detto! Ok Ninna, ora che ti senti meglio, controllerò il bambino come sta. Sì, vediamo se sta bene, ti prego. Allora, aspetta, fai piano però. Pianissimo, tu Ninna fai 3 bei respironi. Ok. Stai facendo piano? Pianissimo. Ok, ma tu sei sicuro di essere un dottore delle sirene? Ok, basta, mi sto sentendo male. Oh no. Ora vediamo il bambino come sta. Hai visto che bel bimbo sirenetto? Ah, è bellissimo. Wow, guardate. Oh. Ha la coda! Sì, proprio come la tua! A me fa un po' paura, ragazzi! No, è così! Carino! E poi ti assomiglia! Ma quindi è tutto vero? Sì? Sì? Ah, molto bene! Il vostro bambino è sano come un pesce! Il mio lavoro è finito qui! Sì, grazie mille! Tanti auguri! Falsacchiotti, lasciate un mi piace ed iscrivetevi al canale! Perché Ninna e Matti stanno per avere un figlio sirena! Perfetto ragazzi, adesso è arrivato il momento del terzo punto. I bimbi sirena ovviamente hanno spesso fame e dovranno bere del latte marino. Latte marino? Esatto, e sarete proprio voi a doverlo preparare. Il latte marino è particolare perché deve essere servito a una temperatura esatta di 40 gradi centigradi. Ok, 40 gradi. Ok. Però semplice. Dani, Matti, siete pronti? Sì. Andiamo. Andiamo, dai. Speriamo bene. Eccoci qui. Pronti per la nuova sfida? Questo sarà il punto in cui cuoceremo il nostro latte. Perfetto, prendiamo il latte e posizioniamolo sul piano cottura. Eccolo qui. Ragazzi, ho un po' paura. Quanto tempo devono stare questi biberon? Beh, secondo me ancora un po', Dani. Ragazzi, secondo
invece credo che ancora manchi un pochino. E se fosse maschietto o femminuccia? Boh, che cosa importa? 3, 2, 1. Temperatura perfetta, secondo me. Lo tolgo. Che ne dici? Andiamo a portarlo alle sirene. Andiamo, andiamo. Puoi pure giocare. Forse andrà a dormire. E a scuola? Eccolo qui. Assaggiamo questo latte e vediamo se è esattamente a 40 gradi. Danny, che cosa dovrei assaggiare io? Non c'è nulla qui dentro! No, Julie, guarda! L'acqua marina è molto più nutriente del latte. Vieni, dai! Ecco qui, Samantha! Assaggiamolo! Ma che cos'è? È freddissimo! Non posso dare questo latte marino al mio bimbo! Pessima prova, Dani! Oh no! Ho sbagliato qualcosa! Speriamo che Matti abbia fatto un buon lavoro! Hai fatto il latte talmente perfetto che ora il bambino è felicissimo. Senti come batte il cuore. Davvero? Sì. Boom boom! Boom boom! Boom boom! Boom boom! Ok, va bene. Questo bambino è un pochino strano, eh? Ragazzi, io sento scalciare. Dobbiamo muoverci. Mancano soltanto 2 ore per farli nascere. Oh no, dobbiamo sbrigarci. Il prossimo punto della lista è il cibo magico. Muoviamo! Ragazzi, ma sapete perché questa sfida è così importante? Perché c'è una leggenda che narra che esiste un fiore rosa che le sirene devono assolutamente mangiare prima che il bambino nasca, altrimenti succederà qualcosa di davvero, davvero brutto. Perfetto, ragazzi, andiamo a cercare quel fiore. Dividiamoci, tu sì, vedi lì, vieni qui, okay, vieni qua. Destra, sinistra, avanti, boom, qua. Devo assolutamente cercare quel fiore rosa. Ma dove può essere? Qui non c'è niente di rosa. Devo muovermi, assolutamente. Questo fiore magico potrebbe essere in bagno. Ma perché? Perché è profumato? Oh. Ehi, piccolo fiore rosa, dove sei nascosto? Devo completare il nuovo punto della lista. Hai capito? No, no, ma è di nuovo Ninna. È di nuovo Ninna. Aiuto! Chiamate il dottore! Che succede qui? Ninna sta per partorire! Sì, cosa? Sì. Ma mancavano ancora 2 ore! No, chiamate il dottore! No, no, non serve il dottore! Dobbiamo completare gli ultimi 2 punti della lista! Esatto! Dobbiamo trovare la rosa e dobbiamo completare quello del passeggino! Non vi preoccupate, ragazzi! Io penserò alla rosa, voi occupatevi del passeggino! Chiaro? Okay. Vado! Un momento! Costruiamo il passeggino acquatico! Vai, Matti! Veloci! Sì, veloci! Ninna, ci siamo noi, tranquilla! Fiorellino! Fiorellino! Qui non c'è proprio niente! Devo cercare da un'altra parte! Ok, il quinto punto della lista è creare il passeggino acquatico. Guarda, Matti, è così semplice, guarda! Ok! Senti, ma... Sì, più o meno così semplice. Non va bene? No, dobbiamo trovare un altro modo. No. Ok, possiamo provare con un gonfiabile. Proviamoci. Sì. Un momento. Ma queste sono delle rose rosa. Quindi fiore rosa, rose rosa. Sì, le ho trovate. Arrivo. Ecco qui. Questo sì che è il fiore rosa che cercavano. Devo assolutamente portarlo alle sirene. Danny, funziona! Ma certo, Matti, funziona. Che funziona! Ah, Matti! Danny, forse non funziona! Riproviamoci, dai! Vedi che così va bene? Eh sì, più o meno! Ecco, non ci credo! E adesso come facciamo? Tu hai un'altra idea? Forse... Prendi i soldi che ti sono rimasti e vieni subito con me! Corri, corri! È arrivato il corriere! Questa è la nostra ultima possibilità per costruire il passeggino acquatico! Ok, salve! Salve, qualcuno ha chiesto un motore? Sì, motore, grazie! Ok, sono 200 soldi falsacchiotti, grazie! Danny, tira fuori i soldi che hai preso prima! Tieni! 250, che la mancia, oh, tieni! Grazie mille allora! Ciao! Buona giornata! Ciao, grazie! Matti, me li hai presi tutti! Sì, esatto! E adesso andiamo a prendere anche il passeggino! Ma non mi è rimasto più nulla! Ragazze, ho trovato il fiore. Perfetto, ora il mio bambino sarà salvo. Danny, funziona. Funziona. Matti, attento. Non ci credo.
credo! Abbiamo completato anche il quinto punto della lista! Quindi ce l'abbiamo fatta! Abbiamo completato tutti i punti della lista! Sì, però ragazzi, c'è un piccolo problema. Cioè? Dobbiamo dare dei nomi alle nostre sirene! Ah, sì, è vero! Esatto. Ah, come le chiamerete? Beh, li chiameremo... Scherzo! Delle sirene riuscita! Era tutto uno scherzo! Ma Matti, per questo stupido scherzo io ho perso la mia meravigliosa Switch! No! Effettivamente è vero, però dai, guarda il lato positivo e adesso abbiamo un passeggino motorizzato.